in Sicilia, scegliere un tragitto piacevole da farsi in bici è un'opera titanica. Non perché qui manchino le scelte ciclabili, tutt'altro. È che in questo ginepraio di percorsi si trova di tutto, perché in quest'isola sono passati i Fenici, i Greci, i Romani, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Spagnoli, e ciascuno ha lasciato qualche impronta. Insomma, la Sicilia è come il vino, perché il vino è il risultato di secoli di storie e tradizioni e racchiude i colori, gli odori e i sapori della terra che l'ha generato. Non va bevuto, va degustato lentamente, sorseggiato. Qui non bisogna mai andare di fretta, occorre entrare in sintonia con l'isola per gradi, per capirla e per apprezzarla. La nostra degustazione siciliana comincia con la Via dei Tramonti, da Palermo ad Agrigento, e con rientro attraverso l'entroterra lungo la Magna e Via Francigena. Sbarcati in quel di Palermo, nell'antico quartiere che da sempre ospita chi le bici le assembla, le vende e le ripara, troviamo ospitalità in un magazzino per ricomporre i nostri mezzi, pronti all'uso nei giorni che seguiranno. Si comincia! Vai! Palermo, quel misto di bellezza, di barocco, di decadenza, con quel coacervo di culture che da secoli hanno trovato rifugio nei suoi quartieri. Ci si potrebbero perdere intere giornate vagabondando nei suoi mercati, come quello di Borgo Vecchio, o meglio ancora il mercato storico di Ballarò, nell'omonimo quartiere che secondo i palermitani ha più di 1000 anni e che tradisce la sua vocazione multiculturale grazie alle scritte in arabo, italiano ed ebraico. Oppure il popolarissimo mercato della Bucceria, che quando lo attraversi sembra quasi di essere in un souk di una città musulmana. Ci vorrebbero settimane per familiarizzarsi con la cultura della città, che vanta secondo l'UNESCO il più grande centro storico d'Europa. Con la cattedrale, cui i lavori iniziarono già nel 600, poi convertita in moschea, poi distrutta, ricostruita e nuovamente cattedrale cattolica. Le due splendide chiese che si affrontano in piazza Bellini, come quella di Santa Maria dell'Ammiraglio, in stile normanno, e quella di San Cataldo, dall'architettura araba, ma al servizio della cristianità. Imperdibile è la Fontana della Vergogna, così chiamata per via delle statue impudicamente scolpite senza veli. E la Piazza dei Quattro Canti, detta anche il Teatro del Sole, perché durante le ore del giorno almeno uno dei quattro facci architettonici è in piena luce, baciato dai raggi del sole. Per noi però il chilometro zero del viaggio è rappresentato dal Palazzo Lanza Tomasi, la dimora di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo, e più avanti spiegherò il motivo di questa scelta. Comunque il vino siciliano è buono, ma io da sempre vado a birra, per cui tappo porta fortuna al suo posto e guadagniamo l'uscita da Palermo per dar vita alla nostra tarantella siciliana, pedalando lasciandoci il mare alla nostra destra. Ed è così che dopo qualche decina di chilometri si comincia a intravedere un isolotto, detto l'Isola delle Femmine, che è una delle tradizioni locali, diciamo quantomeno la più gettonata, la vuole in tempi lontana prigione, occupata solo ed esclusivamente da donne. Pochi chilometri e si passa per Terrasini col suo bel centro storico, orario perfetto per la pausa pranzo, visto l'andazzo mi sa che a fine viaggio avrà messo su un paio di chili, per cui sgambata di smaltimento post prandiale, sempre tenendo il mare sulla nostra destra per circa una trentina di chilometri, che sono quelli che servono per raggiungere nel pomeriggio Castellammare del Golfo, dove l'antico castello arabo normanno risalente al X secolo sembra messo lì a far da guardiano all'entrata del porto. Per noi oggi basta così. Lasciamo al mattino presto Castellammare del Golfo, dirigendoci verso l'estremità occidentale dell'isola. Un tempo questa era zona di importanti tonnare, come quella celeberrima di Scopello. Come tonnare è in disuso, ma da tempo è stata recuperata al turismo come resort di lusso. Poi si sale e si sale duro fino al castello di Baida, di cui esistono tracce fin dal XIII secolo. Oggi si dice che sia stato trasformato in una masseria, anche se al nostro passaggio pare del tutto deserto. Gli unici segni di vita sono qualche cane e il cinguettio degli uccelli. Seguiamo poi alcune strade isolate e poco battute che ci portano verso la costa ad imboccare un percorso ciclabile che ci conduce fino alla tonnara di Bonagia.
Anche essa è stata trasformata in un resort, ma fuori dalle mura alcuni vasceddu, vecchi malconci, le barche tipiche delle tonnare, raccontano la vita durissima dei pescatori. E sul muro del porticciolo un cartello riporta le parole di Federico II di Svevia: non invidio a Dio il paradiso, perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia. Seguendo sempre la ciclabile, dopo qualche chilometro, proprio alle porte di Trapani, si trovano le rovine di un'altra tonnara, la tonnara Tipa, rimasta in funzione fino ai primi anni del 60, ma che, a discapito di un meraviglioso affaccio sul mare, giace ora in stato di completo abbandono. È un peccato, però. Passata la vecchia Trapani, la nostra meta sono le antiche saline a sud della città, dalle quali si possono intravedere in lontananza le isole Egadi. Impiantate già dai Fenici nel V secolo a.C., troviamo cenni sulle saline anche in alcuni manoscritti arabi. Ma è con gli aragonesi che si afferma l'industria del sale trapanese. Poi nei secoli si sono susseguiti momenti di grande crisi, momenti di grande splendore, e va detto che nonostante le alterne fortune, le saline sono ancora in funzione. Ora, se ci passate nel periodo giusto dell'anno, se avete dietro un buon teleobiettivo, un cavalletto e se avete una discreta fortuna, potete portarvi a casa le immagini di qualche fenicottero rosa. In mancanza di tutto ciò, come interessante alternativa, potete sempre farvi un aperitivo a bordo saline in attesa del tramonto. Tappa seguente con partenza all'alba è l'isola di Mozia, all'interno della riserva dello Stagnone, dove si arriva tramite una pista ciclabile e un breve viaggio in barca. Per 500 anni l'isola fu una colonia fenicia, fino al 397 a.C., quando i siracusani la rasero al suolo, e poi rimase disabitata per secoli, finché venne acquistata da un nobile inglese verso la fine dell'Ottocento. Oggi è sede di un importante museo fenicio. La strada poi ci porta verso Marsala, la città, beh sì, certo, anche il vino omonimo, i cui vitigni ci scortano fino all'entrata delle celeberrime cantine Florio, dove nasce uno dei più famosi vini siciliani. Siciliano, beh, insomma, la storia racconta che un ricco mercante di Liverpool, un certo John Woodhouse, si è approdato col suo brigantino durante una tempesta al porto di Marsala per trovare ridosso. Nei giorni seguenti, girovagando tra le osterie, ebbe modo di assaggiare un vino un po' particolare, tratto da dei vitigni locali, che gli piacque assai. Decise così di spedire in Inghilterra una cinquantina di botti, e per non farlo rovinare durante la traversata pensò di aggiungere circa il 2% di acquavite. Il vino assunse un sapore che ricordava molto da vicino il porto. Il vino così elaborato, detto Massala, venne inizialmente distribuito da Woodhouse, e solo in seguito ci pensò il signor Florio a produrlo su vasta scala e a decretarne il definitivo successo. Lasciate sfilare le cantine Florio, ci avventuriamo su un percorso gravel fino a Mazara del Vallo, dove in un museo è possibile ammirare forse la scultura ellenica più famosa dell'intera Sicilia, quella del satiro danzante. Qui a Mazara è facile perdersi nelle viuzze del suo quartiere arabo, una vera e propria casba fondata dai pescatori tunisini più di 1000 anni fa. E qui infatti esiste ancora un antico mercato del pesce. Oh, tra l'odore del mercato, i pescherecci ormeggiati e il fatto che un campanile suona alla mezza, l'appetito ci induce ad avventarci sul piatto più tipico di Mazara. Che si prende? Couscous. Pur di evitare di percorrere strade statali trafficate, allunghiamo di un bel po' il percorso, seguendo la costiera che ci porta al faro di Capogranitola. E infine sempre per vie interne, fino all'entrata delle cave di Cusa, dove veniva lavorato il materiale per le costruzioni di Selinunte. Il sito venne abbandonato in fretta e furia durante la distruzione della città, e questi blocchi incompiuti, abbandonati da 2000 anni, sembrano quasi voler saltare fuori da soli dalla roccia. Ultima sgambata per arrivare alla località di Marinella, dove sorge il sito archeologico di Selinunte e dove abbiamo un appuntamento da privilegiati all'entrata del sito al mattino presto. Selinunte è uno straordinario parco archeologico, tra l'altro il più grande d'Europa. La cittadina prendeva il nome dal sedano selvatico, le cui piante crescono tra le rovine ancora oggi. Nonostante l'importanza raggiunta nel momento del suo massimo splendore, pare avesse più di 100.000 abitanti, ebbe vita breve, poco più di 2 secoli e mezzo. Venne infatti distrutta quasi completamente dai cartaginesi nel 409 a.C. La città rimase poi disabitata nei secoli a venire, tranne qualche breve e sporadico insediamento.
Il colpo di grazia infine le fu inferto da un violentissimo terremoto, che in epoca bizantina ridusse i suoi monumenti a un cumulo di rovine. Ma anche gli abitanti del luogo contribuirono alla spoliazione, utilizzando i resti come cave per la pietra. L'area comprende 7 tempi. Di alcuni rimangono solo le rovine, altri sono stati oggetto di restauro. Per altri ancora sono programmati nei prossimi anni interventi importanti per un ripristino dell'intera area. Ma anche in attesa di ulteriori restauri, la visita è oltremodo suggestiva. La nostra tarantella siciliana continua in direzione est. Prossima meta la città di Sciacca, una città che ha forse più chiese che abitanti, una lunga tradizione di maioliche e una infinita serie di vicoli dove si affacciano case dai colori vivaci o talvolta in stato di completo abbandono. A pochi chilometri dal porto c'è un curioso museo all'aperto, sede di un perenne pellegrinaggio dove sono esposte centinaia di teste scalpellate nella roccia, opere di un artista, quantomeno assai fantasioso. E noi si continua sempre con le ruote rivolte verso il sorgere del sole e sempre alla ricerca di percorsi alternativi che ci tengano lontani dalle strade statali, come quello che ci conduce nei pressi della località di Eraclea Minoia e dove troviamo dei resti a testimonianza della presenza fenicia in loco. Resti messi lì, a pochi metri di distanza, da una splendida scogliera strapiombante sul mare. Scogliera che all'alba, lambita da un mare calmissimo, quasi finto, ci offre uno spettacolo impagabile. Prima che noi si proceda in direzione di Agrigento, dove terminerà la cosiddetta Via dei Tramonti. E noi, sempre seguendo strade secondarie, ci impegniamo in un percorso grave, quello che attraversa la riserva naturale del Pantano, dove veniamo accolti da una esplosione di colori che ci accompagnano per tutto il percorso su una bella strada bianca. Riserva del Pantano, si è detto. Ecco, di nome e di fatto, mannaggia. Tolto quindi un po' di materiale del Pantano dalle scarpette, possiamo ripartire nuovamente. Sulla destra, impossibile non fermarsi ad ammirare la Scala dei Turchi, una falesia di color bianco vivissimo che una volta offriva riparo ai pirati saraceni, appunto i turchi, e da lì il nome. Prima di visitare la Valle dei Templi, breve sosta a Porto Empedocle, dove visse da giovane Pirandello e dove nacque Andrea Camilleri, a cui gli abitanti hanno dedicato una statua in bronzo. Beh no, non a lui, ma al commissario Montalbano. A proposito, Sergio, dimmi. Ma come ti è venuto in mente di fare questo giro? È una storia vecchia. Qualche anno fa sono riuscito ad avere udienza con un cittadino di questa città. È lui che mi ha dato un po' l'ispirazione. Maestro, grazie per avermi ricevuto. Guardi, cercherò di rubarle pochissimo tempo. Io volevo solo sapere se lei aveva dei percorsi, per noi chiamiamo la bicicletta, delle cose un po' particolari da seguire nella sua meravigliosa terra. Un'idea da suggerire ce l'avrei, ma forse è un po' azzardata. Maestro, ci dica, guardi, noi siamo avvezzi al caldo, al sudore, alla fatica. È una cosa che volevo fare con mia moglie, che mi disse, ma ti rendi conto che è un lungo tratto dalla costa della Trinacria? Non me ne ero reso conto. Perdoni maestro, riesce a darci delle indicazioni più precise? È un'idea nata da prima che cominciasse a scrivere di Montalbano. Quando per strada incontrai un ciclista che urlava, capì che si rivolgeva a me e mi diceva ascolta Camilleri. Io stetti al gioco, gli dissi, dimmi. E allora mi urlò. Urlò, non parlava, aveva poca voce, ma era come se urlasse. E la faccia allora, non vede che un bel percorso? E dopo 2 minuti, lo faccia, non vede che è un bel percorso, e parli un po' di questa terra, testone di un siciliano. E questo nostro collega ciclista a cosa si riferiva? Si riferiva a un giro da Palermo a Palermo, passando per Trapani, Marsala, Selinunte, Sciacca, Agrigento, per poi rientrare su Palermo attraversando l'entroterra della Sicilia. Ma non è strada da fare da soli.
ovvero? Il mio consiglio è trovare un bravo picciotto con cui pedalare. Detto e fatto, e con Lorenzo, picciotto nonché amico di lunga data, copriamo i pochi chilometri che separano Porto Empedocle dalla Valle dei Templi, che è forse il sito archeologico più conosciuto dell'intera Sicilia. Qui si possono ammirare una serie di templi greci in perfetto stile dorico che appartengono a quanto resta dell'antica città di Acregas, quella che oggi è diventata Agrigento. Come altri insediamenti greci in Sicilia, la città ebbe momenti di grande splendore, poi tra lotte, guerre, rivalità, perse di importanza e si spopolò. A testimonianza della sua grandezza sono rimasti, oltre ai templi e all'agorà, anche una lunga serie di necropoli di varie epoche greche, romane e paleocristiane. Ma la parte più rappresentativa del parco sono senza dubbi i resti splendidamente conservati dell'impressionante Tempio della Concordia, probabilmente una delle massime espressioni della cultura ellenica, nonché il monumento più fotografato di tutta la Sicilia. Ancora oggi non si sa bene a chi fosse dedicato, il che tutto sommato non ha probabilmente una grande importanza. Ma se capitate da queste parti, il mio consiglio è di soffermarvi fino a tardi, quando le pietre del tempio, al calare del sole, si colorano con una tonalità davvero suggestiva. Da Agrigento ripartiamo con rotta su Palermo per attraversare l'entroterra lungo la Magna via Francigena. Una perigliosa deviazione nemmeno segnalata e ignorata dai più ci porta all'Occhio Bianco Macalubio, una qualche forma di fenomeno vulcanico. Secondo Guy de Maupassant nel suo libro Viaggio in Sicilia, i vulcanelli sarebbero una orribile suppurazione del suolo. Mentre il suo collega Adolfo Holma, in Storia della Sicilia nell'antichità, scrive: il vulcano Macaluba è una delle maggiori meraviglie della Sicilia. Io non mi esprimo, questo è quanto abbiamo trovato, giudicate voi. Ed ecco una Sicilia, quella che non ti aspetti. Lungo la Magna, via Francigena, il panorama cambia completamente, assumendo a tratti un aspetto morbido e collinare. Solo il caldo, torrido, non cambia. Quel caldo che faceva dire al personaggio del principe, quello del Gattopardo. Questo clima che infligge 6 mesi di febbre a 40 gradi, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 6 volte 30 giorni di sole a strapiombo sulle teste. Questa estate lunga quanto l'inverno russo. In ognuno di quei mesi, se un siciliano lavorasse sul serio, spenderebbe l'energia che dovrebbe essere sufficiente per 3. E credetemi, a provare queste temperature è difficile dargli torto. A Ficuzza ci imbattiamo nella Real Casina di Caccia di Re Borbone Ferdinando III. E poco distante, dopo una breve passeggiata, troviamo una roccia chiamata il Pulpito del Re, una pietra lavorata a guisa di trono e da dove i Borboni indugiavano sul panorama della valle che porta a Corleone. Città arrampicata sulla collina con le sue strade perennemente in discesa o in salita a seconda dei punti di vista e dove il caldo fa crescere i fichi d'India anche nelle grondaie. Ci piacerebbe confondersi con la popolazione, ma è inutile, una coppola non fa un vero siciliano. Per cui da autentici turisti perdiamo qualche minuto presso le cascate di Corleone, uno dei gioielli segreti della Sicilia. Saremmo giunti alla fine del viaggio. Abbiamo passato la via dei Tramonti e l'ancor che breve Magna via Francigena e non ci resta che arrivare da dove siamo partiti. Ma abbiamo ancora 2 cose da fare prima di imbarcarci in aereo per casa. Tornare un po' bambini e dopo aver visitato il Museo dei Pupi poterci immergere nelle storie di Rinaldo, di Angelica e dei paladini di Francia. E infine gustarci una arancina, perché altrove in Italia si potrà anche dire arancino, ma a Palermo no, l'arancina è femmina, sapevatelo! Grazie di cuore.